Un sogno che si avvera, un piccolo grande tassello nell'impegno nel sostegno ai più fragili. La Fondazione Città Solidale ha consentito di realizzare l'idea portata avanti per anni da Maria Natalina Gareri e Antonio Perrone, fondatori nel 1999 della fondazione che porta il nome delle loro figlie, Simona e Daniela. La volontà di trasformare una realtà difficile in un'opportunità per le proprie figlie e per gli altri ha portato alla nascita di un centro polifunzionale che racchiude tre diverse realtà: una casa di riposo, un dopo di noi e un centro diurno per persone con disabilità. Questa struttura è stata costruita parecchi anni fa dalla Fondazione Simona e Daniela, in particolare dai coniugi Perrone che ne sono i fondatori, ma purtroppo non era riuscita a partire, ad essere avviata, ad essere valorizzata nel territorio. Alcuni mesi fa è avvenuto un incontro tra i coniugi Perrone e la Fondazione Città Solidale, alla quale hanno chiesto di valorizzare questa struttura e di metterla a servizio del territorio. Abbiamo dato la nostra disponibilità, offerto la nostra competenza, la formazione che abbiamo sul campo e abbiamo realizzato insieme un percorso che oggi appunto ha le sue prime battute. A tagliare il nastro insieme alla famiglia Perrone, l'amministratore apostolico, Monsignor Angelo Raffaele Panzetta. Io sono felice per l'opportunità che questa istituzione, questa struttura costituisce come servizio al territorio e alle famiglie. Però devo dire sinceramente che mi piace ancora di più il metodo, perché questa struttura è nata con delle fondazioni che si sono unite per servire meglio le persone. Spesso il nostro territorio non decolla perché ci sono tanti particolarismi. Vedere due istituzioni che invece che andare avanti per conto proprio hanno messo insieme le loro forze per servire le persone, io penso che sia una grande, bella notizia per la nostra comunità.